Storia di una torre tanto amata, Torre Flavia. Basso Medioevo, Mar Tirreno, litorale nord di Roma. Alcuni uomini costruiscono una nuova torre difensiva vicino alla costa. Uomini, dobbiamo rendere queste coste più sicure dagli attacchi dei pirati dei mari. Costruiremo una torre usando le rovine di questa vecchia villa romana. Questa e altre torri più a nord e a sud ci aiuteranno a proteggere le nostre coste dalle navi nemiche. Così quegli uomini, sfruttando il materiale di un rudere di una costruzione romana, cominciarono a costruire una torre difensiva. Qualche tempo dopo. Bene, abbiamo un'altra torre a difendere il litorale. Non resta che dotarla di una guarnigione di fanteria e di arcieri. La torre entrò così a far parte di un complesso sistema di fortificazioni che comprendeva le torri di Santa Marinella, Santa Severa, Torre Flavia, appunto, Palo e Palidoro. Così venne disposta una guarnigione a difesa della torre appena costruita nei pressi dell'odierno territorio del comune di Ladispoli. E molto probabilmente la resistenza e le capacità difensive della torre furono messe a dura prova più di una volta, come in questa occasione. Dei pirati provano ad attaccare la torre. Gli uomini e la torre hanno un compito delicato. Da queste fortificazioni e dal coraggio dei difensori dipendono le vite e la conservazione del territorio circostante e dell'entroterra. 1568. Eminenza, purtroppo la torre non si trova in buone condizioni. È vecchia e la guarnigione è scarsa. Già, io la farò restaurare e diventerà un baluardo ancora più potente di quello che è stato per tanti anni. Dobbiamo rispettare gli ordini del Papa, che ci ha detto di potenziare le difese del litorale. Siamo troppo esposti al rischio di continui attacchi dal mare. Eminenza, questa torre ora è davvero un baluardo dopo il suo restauro. Ora mancano un po' di armi, come ad esempio dei cannoni, e potrà considerarsi una struttura solida e sicura, come lo fu un tempo. 1581. Sì, verrà potenziata con potenti armi di artiglieria. Dobbiamo preservare le nostre terre dagli attacchi dei pirati e dei corsari. 1600, litorale nord di Roma. Il comandante della guarnigione di Torre Flavia, Curzio Gallacci, scrive una missiva al legato pontificio raccomandandosi vivamente di inviare alla detta tuore due pezzo d'artiglieria, che tradotto è inviare alla torre due pezzi di artiglieria. Cosa può aver messo così tanta paura al comandante Gallacci? Ipotizziamo una possibile causa. Boom! Aiuto! La torre è stata attaccata dai pirati! Uomini, preparatevi a difenderla! Ritenetevi fortunati perché abbiamo la stiva piena di oro e altre merci saccheggiate da altre parti. Questo colpo era solo un avvertimento. La prossima volta la vostra torre si scioglierà nel fuoco della nostra artiglieria. Soldato, vai e porta con te questa lettera da dare al legato pontificio. Non dire nulla della cannonata. La torre è stata riparata in tempi brevi. Non voglio che il disonore cada su di voi e su di me. Di solo che abbiamo bisogno di più armi. Va ora! Corri, soldato, corri e riferisci del bisogno di armi di artiglieria che abbiamo.
prima metà del 1600, litorale nord di Roma. Le richieste del comandante vennero esaudite. La nave dei banditi è convinta di trovare la torre ancora sprovvista di armi di artiglieria pesante. Vi conviene andarvene o non esiteremo ad aprire il fuoco. Vediamo nel dettaglio Torre Flavia e le armi che aveva a disposizione, come da fonti risalenti al 1630 circa. Torre Flavia disponeva di una piccola scorta di mortaretti, di un falconetto in metallo, di una scorta di palle da cannone e di una spingarda, oltre ai moschetti dell'epoca. 1730 circa, litorale nord di Roma. La torre riceve la visita del duca di Bracciano. Sono il duca di Bracciano. Ho intenzione di stabilire la mia residenza qui. Questa torre è della mia famiglia da un secolo e ho diritto di chiedere il trasferimento della guarnigione. Mi dispiace, signore, ma non è possibile. La Camera Apostolica ha posto il veto su questa sua volontà. Ma come si permettono? Questa storia non finisce qui. Poco tempo dopo, la guarnigione di Torre Flavia fu tuttavia ridotta da 5 a 3 unità. Seconda metà del XIX secolo, litorale nord di Roma. Eccoci qua, mi chiamo Martino e sono a guardia della costa. Questa mattina il deputato di sanità è andato via. Era un addetto al controllo sanitario per evitare epidemie provenienti dal mare. Aveva preso alloggio nel vicino casale costruito accanto alla torre. Non ne arriveranno altri. Ed ora? Dio sa quale sarà il nostro destino. Le guerre di Napoleone sono finite da tempo. Civitavecchia è un potente baluardo che spaventa quei pochi pirati del mare che sono rimasti. Lo Stato Pontificio sta tramontando. Ad essere sinceri, non c'è più tanto bisogno di noi qui. Verso quale destino andremo incontro? Noi, la torre. Approfitto, visti i lunghi tempi morti, per mostrare a chi mi osserva particolari e interni di questa meravigliosa torre. E Dio solo sa quanto ancora potrà guardare il mare dalla sua imponenza. Qui, accanto alla mia sinistra, c'è un campanile che ci serve per le segnalazioni in caso di avvistamenti. Ultimamente lo usiamo tanto poco. Beh, ora vi farò vedere come è fatta la torre all'interno. La torre si sviluppa in 3 sezioni: piano terra, primo piano e secondo piano. Vediamo la parte più bassa. Partiamo dal punto più basso, eccomi qua, mi trovo nel piano terra. Questa sezione della torre è usata come cisterna e come magazzino. È stato aggiunto un ingresso lato terra successivamente, dopo che la porta d'accesso è stata spostata più in alto. Ecco il primo piano della torre, vi sono i letti nei quali dormono i soldati della piccola guarnigione. C'è un grande camino sulla destra e una rampa di scale sulla sinistra che conduce al piano successivo. Il soffitto è a volta. Non stiamo male, ma un senso di malinconia pervade le nostre serate. Sentiamo di non servire più come un tempo. Nel secondo piano vi sono gli alloggi del comandante. Anche qui c'è un grosso caminetto e una rampa di scale che conduce alla terrazza. Addosso alla parete c'è un grande armadio accanto al letto del comandante e la scrivania del comandante. Sui muri sono attaccati dei bellissimi dipinti di valore. La terrazza viene chiamata Piazza d'Armi. Alla mia sinistra una fornace che usiamo per le segnalazioni. Accanto a me 2 bombarde che puntano al mare. Poi ci sono le palle da cannone ed il mattonato. È costruito in peperino, ideale per uno spazio militare. Agli angoli ci sono 4 torrette, le 2 che sono tra il campanile che vi ho fatto già vedere all'inizio e questa qua. Ma a giorni rimuoveremo quella lato nord, non ci serve più. Qui, proprio all'ingresso della torre, c'è una lapide in marmo con una scritta.
purtroppo sono analfabeta e non capisco. Forse si riferisce ad uno dei tanti restauri o lavori che hanno coinvolto questa costruzione. Ecco il casale del quale vi ho parlato prima, dove ha alloggiato l'ultimo deputato di sanità. Cosa sarà di noi? Sento che saremo gli ultimi. Dopo di noi, questo posto non sarà più lo stesso. E così fu. Martino e i suoi compagni furono l'ultima guarnigione a vivere nella torre. Con la fine dello Stato Pontificio finiva anche l'importanza militare di Torre Flavia. Da allora, sul finire del XIX secolo, la torre smise di avere una funzione militare e inevitabilmente iniziò un lento ed inesorabile processo di declino. Inizio del XX secolo, litorale nord di Roma. Un tempo la torre dovette guardarsi da nemici, pirati e corsari. Ora nemici ben più temibili si scagliano sulla costruzione, che sarà il simbolo di Ladispoli, l'erosione del mare che si avvicina lentamente e la natura che si riprende i suoi spazi. Questi due nuovi nemici metteranno in seria difficoltà la struttura e tuttavia non saranno loro ad abbatterla. Anche se la guarnigione abbandonò la fortificazione, la torre continuò ad essere abitata almeno fino agli inizi del XX secolo, ma anche oltre. Benché la natura avanzasse inesorabile, in questo periodo la torre godeva ancora di una buona posizione sulla terraferma. Il conte Gallori fu uno degli ultimi abitanti di Torre Flavia. «Provo un piacere immenso ogni volta che vengo da queste parti. Questo mare, questa torre, questa sabbia, le rovine dell'antica Roma. Questo posto è davvero affascinante!» E ancora, tra il 1909 e il 1912, la torre godeva di molta attenzione e tutela, nonostante l'avanzare della natura, come attesta la notifica agli allora proprietari Principi Odescalchi che il manufatto era di un importante interesse, come da legge emanata nel 1912 sull'inalienabilità delle antichità e delle belle arti. Qui vediamo un funzionario di Stato durante il sopralluogo antecedente alla notifica in compagnia di sua moglie. «Cara, che monumento di notevole interesse questa Torre Flavia! La inseriremo tra i beni inalienabili tutelati dallo Stato!» «Sì, sì, va bene la torre, ma guarda che acqua! Voglio vedere quando mi riporti qui per fare un bagno, Chissà, lontano da tutti almeno potrei fare il bagno più comoda, ma tu nemmeno te ne accorgeresti, sei sempre sommerso nei tuoi libri, nei tuoi interessi, nella tua roba di storia, che guarda che mare bellissimo!» Ma ciò che abbiamo appena visto è solo una parentesi felice. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l'avanzata del mare e della natura inarrestabile, Torre Flavia sarà pian piano sempre più trascurata. Alla fine degli anni venti, quello che un tempo fu il luogo di valorosi cavalieri e difensori, duchi, principi, conti, cardinali, pirati e corsari, sembrava ormai l'ombra di se stessa. Litorale nord di Roma, 1923. Il processo di erosione iniziato già da tempo della costa di Torre Flavia si fa sempre più evidente. Dal mare cominciano ad emergere i resti reticolati di una villa romana. Litorale nord di Roma, 1934. L'erosione della costa è ora evidente, il mare bagna la metà della superficie della torre. Le rovine reticolate romane emergono probabilmente a seguito di scavi archeologici. Si trattò di un'antica villa di epoca romana. Probabilmente qualche straniero di passaggio all'epoca fu attratto da questo insieme di rare bellezze. «Bello qui! I resti di questa villa sono interessanti. La torre è davvero bella e imponente. È molto che hanno trovato le rovine di questa villa.» «Non lo so, amico mio. Io sono solo un pastore, non ne so tanto. Ma mi dica un po'. Che accento strano che c'ha lei. Da dove viene? Come mai è qui?» «Sono americano e faccio l'archeologo. Ho trovato tra i libri di mio padre questa mappa e prima di andare in Egitto ho fatto tappa qui.
Bellissimo posto. Ciao, amico. Litorale nord di Roma, 1938. Le scalette di ferro che collegano all'entrata rialzata non ci sono più. È stato aperto un ingresso sotto. Circa il 75% del perimetro e una piccola parte della superficie laterale sono sommersi dal mare per effetto dell'erosione. A collegare la torre alla terraferma, un braccio di terraferma composto da sabbia, detriti e pietre. In parte sono visibili i resti della villa romana scoperta da poco. Il mare ha reso possibile la scoperta dell'opus reticolatum della villa romana. La torre non è in un buono stato, ma regge. Sulla barca giovani ladispolani a caccia di nidi di cornacchie che nidificano sulle mura della torre. A Marcè, guarda lassù su la torre, ci sono i nidi delle cornacchie, andiamo a vedere Marcè. E vabbè, andiamo, angiolè. Ma non famo tardi come l'altra volta. Litorale nord di Roma, 1940. È una bella mattinata di sole. L'ingegner Massaruti, abitante di Ladispoli, passeggia tra la torre e il casale nelle vicinanze. Tiene con sé la sua macchinetta fotografica portatile. L'ingegnere studia l'esatta posizione per realizzare la sua fotografia. Come sei alta! Devo trovare il modo per riprenderti tutta, dalla testa alla base. E poi di foto lato nord ce ne sono davvero poche. Ah, attraverserò la palude e farò una bella fotografia. Una fotografia che farà la storia. La porta e la finestra al lato terra si presentano all'epoca murate. La torretta al lato mare nord è stata rimossa. Le condizioni delle pareti erano già ai limiti, la torre tuttavia ancora resisteva. Ecco, qualche metro più indietro e scatterò la mia fotografia. Lo scatto dell'ingegner Massaruti consegnerà una preziosa testimonianza della torre lato nord in quella che sarà una delle ultime testimonianze fotografiche, nella quale si vedrà la torre tutta intera. Colline di Cerveteri, 1943. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi decisero di bombardare Torre Flavia, temendo che un possibile sbarco alleato possa avvenire nei pressi delle coste di Roma Nord. Considerano la torre un ostacolo visivo in caso di sbarco alleato. Il cannoneggiamento è intenso e devastante. La scena che non avremmo mai voluto vedere, Torre Flavia appena cannoneggiata dai tedeschi che temevano un possibile sbarco sulle coste dell'Alto Lazio, sbarco che avvenne ma nel Basso Lazio, ad Anzio. Per ironia della sorte, per mezzo millennio, nessun attacco frontale aveva fatto cadere la torre, fu un attacco alle spalle a decretare la fine di Torre Flavia. Come un guerriero mitologico invincibile colpito alle spalle, a tradimento, la torre cade su se stessa. I due piani che la componevano ricadono sul mare o sul piano terra, unico settore rimasto intatto. Nel frattempo, il mare inghiottisce lentamente i resti della villa romana. Comune di Ladispoli, 1973. La torre passa dalla proprietà degli Odescalchi all'ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in seguito denominato Arzial. L'erosione del mare ha ormai ridotto la torre ad un relitto di mare. È il 1973. Il monumento è lontano dalla spiaggia, circa 80 metri. Le mareggiate scavano le fondazioni e la torre si spezza in due, tre, poi quattro blocchi, che si assestano in direzioni diverse, talvolta ricongiungendosi, talvolta arretrando verso il mare, una danza crudele ed inesorabile. Occorre intervenire prima dell'irreparabile. Finalmente si smuove qualcosa. L'ARDIS, Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, mette in atto una sostanziosa e significativa opera di ricongiungimento della torre alla terraferma tramite una protezione ad L in direzione sud che avvolge la torre, consistente nella creazione di un braccio di sabbia e una barriera di scogli. La torre è spaccata in quattro parti. Dal 1976 al 2002 diversi saranno i ripascimenti ed i rafforzamenti
del ricongiungimento con la terraferma. Comune di Ladispoli, 1999. Il ripascimento della spiaggia ora comprende, oltre alla L, anche una buona parte di recupero artificiale di terraferma, sempre lato sud. Oltre alla torre si notano sommersi i resti di una costruzione a pianta rettangolare vicino alla barriera che protegge Torre Flavia. Si tratterebbe dei resti di una costruzione più antica di epoca romana o alto medievale, il che ci fornisce l'ennesima conferma di un'area molto frequentata sin dai tempi dell'antichità. Comune di Ladispoli 2002. L'interesse per Torre Flavia si riaccende sempre di più. Infatti, oltre ad essere spesso utilizzata come luogo di location cinematografica, sempre più frequentemente Torre Flavia viene ritratta da artisti locali e non, che ne fanno il soggetto principale delle loro opere d'arte. Questo posto, questo mare mi danno tanta ispirazione. Comune di Ladispoli 2007. Purtroppo le mareggiate aggressive di quegli anni mettono in serio pericolo la torre e tutte le opere di conservazione realizzate dal 1976. Una mattina soleggiata d'inverno, due amici ed abitanti storici personaggi di Ladispoli camminano sulla spiaggia. Sono Crescenzo Paliotta e Giovanni Carusi. Giovanni, da medico, è come se sentissi ancora il suo cuore battere. Sembra che i quattro blocchi si abbraccino come volersi riparare dalle mareggiate. Penso, anche io la sento ancora vivere. Immagino la mia matita da geometra passare i contorni e gli spazi che ora sono vuoti e vedere i blocchi tornare subito imponenti come un tempo. Nel 2007 la Regione Lazio delibera il trasferimento dei beni dell'Arsial, ex ente Maremma, agli enti locali. Nel 2008 Torre Flavia entrerà a far parte del patrimonio del Comune di Ladispoli. Comune di Ladispoli 2010. Nel 2010 l'amministrazione comunale ottiene l'intervento congiunto del Ministero dell'Ambiente, del Ministero della Marina Mercantile e della Regione Lazio per il rinforzo della scogliera lato nord-ovest. La L diventa in sostanza una T più robusta che forma una solida barriera tra la torre e il mare. L'intervento è davvero notevole, ma la storia insegna a restare accorti e presenti per salvaguardare la torre. Comune di Ladispoli 2018. Il governo approva il progetto da 2 milioni di euro per il recupero e il restauro conservativo di Torre Flavia. Il progetto prevede un sistema di puntellamento delle parti in muratura esistenti, la ricostruzione di alcune parti mancanti e la creazione di un'area museale della torre. Ladispoli e chi ti ama, cara Torre Flavia, è sempre con te.